Un cimitero che apre il libro prima di scoprire chi sono i protagonisti di questo libro. C'è una specie di scala Rumiz dei cimiteri, ci sono quelli che diciamo lui apprezza e quelli che apprezza meno, cimiteri di serie A e cimiteri di serie B. E all'inizio del libro, insomma, il libro si apre con un'autosuggestione. Nel cimitero direi di Puglia, dove sapete, avrete visitato, ci sono i resti di 100.000 soldati italiani, Rumiz va per sentire se queste persone rispondono alle sue interrogazioni. Dove siete? Dove siete? E questi ragazzi, questi 100.000, non rispondono. Comunque lei, Rumiz, non percepisce una risposta. Per quale motivo? Dunque, buonasera. Prima devo chiarire alcune cose. Cioè, la prima è che sono triestino e quindi come tale la mia città è stata austro-ungarica fino alla fine del 1918. Questo comporta che mia nonna è nata austro-ungarica, che mi cantava Ninna Nanne in tedesco, così come me le cantava anche nelle lingue slave del contado attorno a Trieste. Questo comporta che i nostri vecchi, i maschi, in età di leva, non è che sono rimasti lì a girarsi i pollici in attesa di essere liberati dal soldato italiano, dal bersagliere che sbarcasse sul Mole Audace, ma hanno dovuto combattere la loro guerra e l'hanno cominciata già nel luglio del 1914. Quindi i miei triestini, come i trentini, rappresentano quella fetta di italiani di oggi, diciamo quella fetta di italiani che hanno conosciuto la guerra con un anno di anticipo e hanno combattuto con quella che io chiamo ironicamente, tra virgolette, la divisa sbagliata, cioè hanno servito per un'altra bandiera. Siccome su questo tema è stata calata per anni un grande silenzio patriottico di Stato, che si è sciolto con un certo ritardo in Trentino, ma con un enorme ritardo nella mia città, ho sentito il dovere di rompere questa diga per far sì che tutta questa memoria, questa grande memoria di questa guerra negata, venisse fuori, perché era importante che io, non solo che io imparassi che cos'era la storia dei miei nonni, la guerra dei miei nonni, ma anche che spiegassi agli altri italiani e ai paesi circostanti che noi abbiamo avuto una storia particolarmente complicata e particolarmente sofferta. Devo aprire qui un'altra spiegazione, perché ci sono delle cose che non posso dare per scontato. I nostri, in particolare i triestini, hanno una particolare difficoltà a sapere chi sono, perché non sanno, non si ricordano bene che cosa sono stati in passato. Noi abbiamo subito una serie di mutazioni genetiche non da poco. Nel 18 abbiamo avuto l'ingresso in la fuga, diciamo, intanto di circa 40.000 austriaci che abitavano nella città e che avevano i loro giornali, che avevano la loro classe dirigente, che andavano a teatro, che avevano fondato dei club alpini, che avevano il loro club dei concerti, quindi era una borghesia e anche una classe operaia molto forte. Questi scompaiono, quindi un pezzo di città scompare. Poi comincia l'immigrazione, spesso accompagnata da atti violenti, di una forte presenza di italiani, in gran parte
arditi della prima guerra mondiale che arrivano e spadroneggiano e si impadroniscono, diciamo, dei posti lasciati liberi da questi che se ne sono andati. Quindi seconda mutazione. Terza mutazione è quando arriva il fascismo, si impedisce agli sloveni di parlare la loro lingua. Non solo, ma a suon di olio di ricino si cambiano anche i cognomi e in certi casi anche i nomi delle persone. Il sindaco di Trieste di oggi si chiama Cosolini, ma in realtà è un Kozlovic, e noi abbiamo addirittura casi di fratelli a cui il cognome è stato cambiato separatamente, per cui si ritrovano a essere fratelli con cognomi diversi. Quindi capite che con tutto questo alle spalle non c'è male. Poi abbiamo la proclamazione delle leggi razziali che avviene nel 38 proprio a Trieste, la città italiana che aveva la massima concentrazione di ebrei d'Italia. Abbiamo l'ingresso, ingresso in guerra, questo è uguale per tutti, ma nel 43 diventiamo parte del Reich tedesco, quindi diventiamo vivo parte della Germania. Questo comporta un'altra mutazione. A quel punto finisce la guerra, abbiamo l'occupazione delle truppe di Tito che altri non hanno avuto, dopodiché abbiamo la grande fuga degli istriani e dei dalmati dalle loro terre che immigrano in tutta Italia, ma in particolare a Trieste, creando un'ulteriore mutazione genetica della città che vede proprio in quegli anni emigrare un sacco delle proprie persone. Quindi alla fine di circa 50 anni di tumulto, la città non è assolutamente quella di prima. Quindi raccontare quello che è accaduto, diciamo, tra il 14 e il 18 è assolutamente importante per chiarire qual è la nostra dignità, la nostra identità, voglio dire. Veniamo alla domanda. Allora, non è che questo libro è un libro necrofilo, è semplicemente una grande seduta spiritica, cioè io in questo libro tento di mettermi in contatto con le ombre. Non è un libro di storia, ma è un libro che attraverso un, come è stato giustamente detto, attraverso un procedimento di autosuggestione cerca di andare oltre quelli che sono i dati, le date, i luoghi, i nomi, eccetera, eccetera, ma cerca di mettersi direttamente nelle scarpe di questi ragazzi che hanno combattuto allora. Questo è un procedimento che ho messo in atto non soltanto per raccontare questa storia di questi soldati italiani con la divisa sbagliata, ma che avevo sperimentato già prima, quando il mio giornale La Repubblica mi ha incaricato di percorrere tutti i fronti della Prima Guerra Mondiale in Europa per produrre una decina di film su questo tema, per parare in qualche modo un'iniziativa analoga che era stata messa in cantiere dal principale concorrente, il Corriere della Sera. E quindi in pochissimo tempo noi abbiamo dovuto girare tutta l'Europa, però abbiamo messo in atto, diciamo, un sistema di racconto che era completamente diverso da quello del Corriere, che andava avanti attraverso filmati d'epoca. Noi i filmati d'epoca non li abbiamo quasi usati, noi abbiamo viaggiato nell'Europa di oggi e abbiamo raccontato che cosa oggi l'Europa ricorda di quegli eventi di allora. Siamo stati negli stessi, per propiziare, diciamo,